Noi abbiamo finte associazioni antimafia che hanno relazioni di amichevole consuetudine con esponenti di clan mafiosi, i cui argomenti sono totalmente e assolutamente sovrapponibili con quelli che per attaccare noi, e non solo noi, utilizzava il Movimento 5 Stelle a Ostia e non solo. Ora, io ritengo questo, diciamo, piuttosto inquietante. È noto che di questo abbiamo discusso pubblicamente con l'onorevole Di Maio, con l'onorevole Di Battista, con l'onorevole Ruocco, col direttorio. Ora io non so, forse ho sbagliato, dovevo parlare direttamente con Casaleggio perché tanto alla fine decide lui. Forse invece di fare le audizioni in antimafia degli esponenti del Movimento 5 Stelle dovremmo farle direttamente con Casaleggio. Nonostante la puntualizzazione, la puntuale dimostrazione di questi rapporti pericolosi, di queste relazioni pericolose, noi abbiamo ottenuto in cambio solo provocazioni, insulti e in alcuni casi denunce per avere detto una cosa assolutamente vera. Chi ha davvero a cuore la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata oggi dovrebbe fare tutto, ma non cercare di nascondere la polvere sotto al tappeto, che ricorda un po' la vicenda di Quarto. Io mi aspetterei innanzitutto che l'onorevole Ruocco e l'onorevole Lombardi si scusino, l'onorevole Di Battista che si è spesso prodigato a intervenire su questi temi, la consigliera Raggi nella sua qualità di candidato sindaco, dicano parole chiare su questo tema, abbandonino l'atteggiamento omertoso di queste settimane. Sul ruolo di impresentabili come Ferrara e Barillari io ho chiesto loro in queste settimane sistematicamente e ripetutamente che dicessero parole chiare. O difendendoli o scaricandoli, non possono continuare a non rispondere perché questo è un atteggiamento che in un contesto del genere è omertoso. Ma in quel territorio il Movimento 5 Stelle ha fino a qui dimostrato di essere dalla parte sbagliata e stare dalla parte sbagliata in quel territorio è pericoloso. In merito alla conferenza stampa. L'ho usata per Barillari. Oggi, in assenza, in un tempo ragionevolmente breve, non solo delle scuse, ma diciamo della presa di distanza, rischia di trasformarsi da inconsapevole, a qualcos'altro. Vedano loro. Oggi non devono dire, questa non è un'iniziativa del Partito Democratico, c'è la Procura della Repubblica e la Questura di Roma.